Buongiorno e bentornati a Kaji con questo nuovo video. Oggi faremo un video molto molto particolare e andrò a vedere per un paio di sci d'alpinismo, che volevo iniziare a fare un po' di alpinismo visto che sci da discesa non si può fare ancora. E allora pomeriggio andrò con una mia amica a Trento a vedere di questi sci d'alpinismo con gli scarponi e le racchette. Ma prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale, che per voi è gratis e per me porterebbe veramente dei grandi benefici. Lasciate un bel like se questo video vi dovesse piacere e lasciatemi un commento qua sotto di cosa ne pensate sullo sci d'alpinismo. Seguitemi su Instagram a robby.franchi94 e a Facebook robbyfranchi. E ora continuiamo con il video. Per chi di voi mi conosce sa che a me andare con gli sci d'alpinismo non piace molto, però visto che in questo tempo di pandemia non si può ancora andare a sciare sulle nostre piste, allora ho intenzione di iniziare con lo sci d'alpinismo. E voi chiederete: sì, ma a te non piace lo sci d'alpinismo? Però pur di non stare a casa e oltre ad allenarmi con la mia bici che vi avevo fatto vedere nei tempi di quarantena, ho intenzione di iniziare anche con loro. Quindi adesso finisco di cambiarmi e partiamo. Bene, giacca messa, scarpe messe e ora andiamo in macchina e si va in direzione Trento. Eccoci qua, arrivati a questo negozio che vedete qui davanti dello Sport Life. Sono venuto qui perché è l'unico negozio che conosco che vende roba di sci d'alpinismo e sci da discesa e di snowboard. Io in questo caso oggi volevo provare i sci d'alpinismo, quindi sono venuto qui a prendere tutte le attrezzature, che adesso entriamo in negozio e vi farò vedere una volta che le ho caricate in macchina e sarò venuto fuori dal negozio. Allora, eccoci qua con gli sci appena caricati in macchina. Siamo appena usciti dal negozio. Come potete vedere sono molto diversi dagli sci da discesa. Hanno queste pelli, come potete vedere, sintetiche e degli attacchi molto molto particolari. Come possiamo vedere davanti abbiamo un attacco che si apre a V con degli spuntoni di cui va dentro la scarpetta che ha dentro dei forin davanti. Si chiude e si tira su il blocchetto dell'attacco davanti, per quando andiamo in salita fa in modo che il piede si muove su e giù. Dietro invece abbiamo dei rialzini con lo ski stopper per non far scivolare lo sci indietro nel caso in cui siamo in una salita e togliamo lo sci, lo scarpone dallo sci. E abbiamo, come dicevo prima, dei rialzini con il primo, il secondo e il terzo grado. Il primo sarebbe quello che va ad appoggiare sullo ski stopper, il secondo è la prima alzatina per restare un attimo con pendenze medio facili col piede sempre in comodità, e con pendenze sempre più erte, più ripide, abbiamo un altro rialzino che vi renderà molto più alti e non vi farà fare molta fatica al polpaccio quando andate in salita. Abbiamo anche gli scarponi molto molto particolari, come potete vedere hanno due o tre agganci, dipende, sono molto morbidi, ovviamente per andare in salita sono anche molto leggeri, non avete flessibilità come gli sci, come gli scarponi da discesa, ma avete solo una piccola rigidità, perché questo qui, questo modello di Dynafit è mezzo in carbonio e sopra in plasticone e con dei ganci molto particolari. Quando andiamo in salita si mollano i ganci, quando andiamo in discesa si tirano i ganci come in discesa. E abbiamo delle racchette molto particolari dove si può allungare e abbassare di altezza, con una pugna sul manico in cima molto molto lunga. E niente, questi sono gli sci con le loro pelli di foca sotto. Vediamo domani nel testarli. Buongiorno, oggi secondo giorno, andiamo a fare sci ad alpinismo. Adesso mi sto dirigendo a casa della mia amica per vestirci e per partire e per andare in Paganella. E vediamo come si mette la situazione. Gli sci comunque sono dietro, proprio là, però ve li faccio vedere bene anche mentre andiamo in su.
Ed eccoci qua che siamo partiti con le nostre pelli, le abbiamo indossate molto facilmente, dagli scarponi agli sci. Adesso siamo al bivio per andare verso la cima Paganella, però siamo ancora all'inizio e iniziamo ad andare intanto in direzione Tosson. Ed eccoci qua arrivati al Tosson dopo un'oretta di tragitto, dopo tante fermate perché non siamo tanto abituati a andare con le pelli. Siamo arrivati al Tosson, da come si può intravedere abbiamo il nuovissimo impianto che avrà solo 2 anni neanche, e abbiamo il nostro rifugio Tosson qui a 1500 metri. Come possiamo vedere c'è anche una bellissima giornata, una neve strepitosa che non si possa andare a sciare. Adesso prendiamo la pista, non quella di fronte a noi che va su e abbastanza ripida, ma prendiamo quella in basso a destra poco sopra il Tosson e iniziamo la nostra salita verso la cima Paganella. Bene, io sono appena arrivato in cima, guardate che panorama che c'è qua su. Adesso aspettiamo la mia amica Silvia, che sta venendo su col suo passo. Ho appena tirato via le pelli dagli sci, così almeno per la discesa siamo pronti per scendere. E intanto sono venuti questi 2 miei amici in Paganella, con anche loro felici di alpinismo. Vi ho fatto qualche foto, facciamo un po' di aperitivo, qualcosa di caldo, mangiamo pranzo e dopo si inizia la discesa verso Andalo. Proprio una giornata spettacolare questa. Ne è valsa proprio la pena e la consiglio a tutti di provare ad andare con sci d'alpinismo, soprattutto se siete capaci di sciare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, di questa avventura con lo sci d'alpinismo in montagna, con la mia amica, con i miei amici, eccetera. Come avete visto è stata una giornata eccezionale, un po' freschino, ma è normale, l'inverno a gennaio, a metà gennaio. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi qua sotto al canale che per voi è gratis e per me porterebbe veramente grandi, grandi benefici e mi fate sostenere il gran lavoro che sto facendo, pur essendo un hobby al momento. Seguitemi sui miei social, Instagram e Facebook come vi ho detto all'inizio, e grazie di tutto per chi mi sta sostenendo e anche ai nuovi iscritti, abbiamo superato i 100-110 iscritti. Lasciatemi tanti like, almeno 10-15 like a video, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao.